benvenuti a questo nuovo video. Io sono sempre Emanuele Vietti di Esperta di Torino e questo è il canale utilizzo professionale di Microsoft Office. Oggi torniamo su un tema a me caro, che sono i grafici di Excel e soprattutto come ottenere il massimo appunto da tutte le funzionalità che sono a nostra disposizione. La settimana scorsa abbiamo visto com'è possibile andare a individuare ed evidenziare i valori minimi e massimi in un grafico a linee e in un istogramma, addirittura inserendo un'immagine per i valori massimi e un'immagine per i valori minimi. Se non l'avete visto, vi metto un link in alto a destra qui su questo video. Oggi andiamo a capire come è possibile personalizzare le forme di un istogramma. Cosa significa? L'istogramma, così come viene proposto, è un rettangolo. Possiamo avere diverse tipologie tridimensionali così, però di fatto abbiamo un rettangolo. Di fatto, però, volendo, uno può andare a modificare la forma che viene applicata, ad esempio inserire una corona sulla punta del nostro rettangolo, oppure andare a arrotondare la punta. Vi faccio un esempio. Allora, qua abbiamo una serie di dati relativi ai ricavi dei 12 mesi. Questo è il normale istogramma che uscirebbe applicando appunto l'istogramma base di Excel. Detto questo, potremmo non volerci accontentare. Potremmo voler andare a modificare il grafico ottenendo ad esempio la punta arrotondata che riporta i valori del fatturato all'interno e le etichette dell'asse riportate alla base del nostro grafico, come in questo caso, o addirittura andare a inserire gli istogrammi con una bella corona sulla punta. Questi sono due grafici che non sono disponibili tra la selezione standard di Excel, però è possibile costruirli. Siete curiosi di sapere come? Ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Nel frattempo mettete un like ed iscrivetevi al canale selezionando la campanella in modo da ricevere le notifiche per tutti quelli che saranno i nuovi aggiornamenti delle prossime settimane. Eccoci qua, partiamo dalla nostra base dati dove abbiamo ricavi e mesi. Perciò sostanzialmente volessimo inserire un istogramma, andiamo in inserisci, nel gruppo grafici, andiamo qua dove ci sono gli istogrammi e selezioniamo colonne. Vediamo che mi viene inserito un istogramma base con appunto le colonne che corrispondono ai diversi mesi. Posso eliminare il titolo. Volendo posso modificare il colore delle singole righe, posso utilizzare uno dei diversi stili grafici che mi vengono proposti, che già sono carini, però di fatto ogni colonna rimarrà sempre un rettangolo. Posso eventualmente, utilizzando le opzioni del formato serie dati, andare e verificare, ad esempio, rendere le colonne un pochino più ciccione, ossia un pochino più larghe, modificando la spaziatura tra le colonne. Ad esempio, se metto 50%, vedete che si allargano le colonne. Detto questo, è quello che posso fare con un istogramma base ad Excel. Non c'è la possibilità di modificare la forma a meno che andare ad applicare dell'immagine all'interno del riempimento. Se non sapete come, questo argomento l'abbiamo affrontato in una diretta e vi rimando appunto alla diretta che vi metto nella descrizione, ve la linko qua in alto a destra. Detto questo, se volessi modificare la forma di questo istogramma potrei andare qua in inserisci, forme. Seleziono la forma, ad esempio questa qua arrotondata, la disegno qua all'interno della mia cartella di lavoro e la giro, ok, in modo da avere la punta nel senso corretto. Ora, se io questa forma la voglio applicare al grafico, che cosa faccio? Faccio copia, seleziono la serie, CTRL V, incolla. Vedete però che, avendo appreso la forma, avendola applicata a tutte le colonne del mio grafico, che cosa succede? La forma viene deformata, ma viene stretchata, viene allungata a seconda appunto della dimensione del rettangolo, e non è quello che io voglio ottenere. Io voglio che la punta sia arrotondata e sempre nello stesso modo.
Allora, che cosa bisogna fare? Dobbiamo cambiare il tipo di grafico, ma soprattutto dobbiamo andare a separare la serie ricavi in due serie, una base che sarà variabile e una punta che sarà uguale per tutti, a cui applicheremo quella forma. Come facciamo? Dobbiamo agire sulla base dati, perciò inseriamo una serie che chiamiamo base e una serie che chiamiamo punta, ok? La punta possiamo definire noi una grandezza standard, oppure possiamo calcolarla sulla base dei valori originari dei ricavi. Una soluzione potrebbe essere utilizzare la funzione minimo, perciò prende il valore minimo, anche perché non potrà mai essere più grande del minimo, se no non verrà rappresentata in modo corretto. Prendiamo il valore minimo della nostra base dati, dei nostri dati di origine, e facciamo diviso 2, ok? In questo caso mi restituisce 150, ma se il valore minimo diventasse 200, vedete che restituisce 100. Torno indietro. Questa formula ovviamente potrà essere modificata a seconda dei dati contenuti, perciò se non va bene il valore minimo diviso 2, provate con diviso 3, oppure semplicemente prendendo il valore minimo, dipende molto da quanto variano i dati all'interno dell'intervallo d'origine. La base sarà sempre uguale al valore dei ricavi meno la punta. Cosa significa? La somma di base e punta dovrà sempre darmi il valore della colonna ricavi. A questo punto andiamo e modifichiamo il grafico da utilizzare. Non utilizzeremo un grafico a colonne, ma le colonne in pila. Andiamo su struttura grafico, cambia grafico, e andiamo a prendere le colonne in pila. Dando ok, dobbiamo modificare la base dati prendendo i dati da base e punta, e vedete che i dati vengono rappresentati nello stesso modo di prima, solo che la punta è una serie separata a cui io potrò andare ad applicare la mia forma originaria, e vedete che in questo modo non verranno più la punta risulterà arrotondata, ma non verranno più deformate. Se voglio cambiare il colore, cosa devo fare? La serie 1, che è la base, posso agire sui comandi del formato serie dati, andare e utilizzare riempimento, andiamo su automatico, però gli cambiamo, ad esempio mettiamo il colore verde. La punta non posso modificare il colore da questo quadrante. Perché? Perché qua è selezionato riempimento a margine a trama. Che cosa devo fare? Devo andare sulla forma originaria e modificare il colore della forma originaria. Mentre ci sono, elimino anche la linea del bordo, che sennò veniva evidenziata all'interno del grafico. Una volta modificata qua, selezionando ovviamente lo stesso colore, facciamo copia e incolla, e abbiamo in questo modo il nostro istogramma con le punte arrotondate. Che cosa cambia rispetto a prima? Cambia rispetto alla nostra soluzione finale? Vogliamo che all'interno del nostro della punta del nostro grafico compaia il valore dei fatturati. Che cosa dobbiamo fare? Andiamo in selezioniamo la serie della punta, facciamo struttura grafico, aggiungi elemento grafico e inseriamo etichette dati al centro. Allora, vediamo che ha inserito le etichette dati, che possiamo andare a formattare in colore bianco, che sul verde si dovrebbe vedere abbastanza bene, se me lo fa fare, così, bianco e grassetto. Però che cosa succede? I valori ovviamente non sono i valori di tutto il fatturato, perciò base più punta, ma solo di punta, perciò sempre uguale, in questo caso 150. Cosa posso fare? Seleziono le etichette, vado qua in opzioni delle etichette, dove mi dice che cosa deve rappresentare all'interno delle etichette. Tolgo valore e seleziono l'opzione valore da cella, ossia gli dico io da dove deve prendere i dati da rappresentare nell'etichetta. In questo caso seleziono la colonna ricavi. Dando invio, diamo l'ok e vedete che abbiamo i valori effettivi del fatturato per ciascun mese.
Se l'asse, come abbiamo visto prima, vogliamo che venga rappresentata all'interno, di fatto non possiamo farlo, però possiamo eliminare l'asse, eliminiamo anche quello orizzontale, tanto i valori ci sono, e poi andare a selezionare la colonna, la serie 1, ossia la colonna base, andare anche in questo caso ad aggiungere le etichette, e perciò diciamo etichette dati sulla base interna. Formattiamo le etichette anche in questo caso di bianco e grassetto e qua al posto di prendere i valori dalla colonna base prenderemo i valori della colonna mese. Perciò andiamo in opzione etichetta, togliamo il valore, valore da celle e in questo caso selezioniamo il mese dando invio. Ok, vedete che abbiamo ottenuto un grafico che è diverso rispetto agli standard e sicuramente si farà notare all'interno del vostro report. Se ovviamente modifichiamo i valori, questo diventasse 1500, automaticamente tutte le cose che abbiamo fatto si adeguano e rappresentano i dati modificati dell'origine. Ma se vogliamo fare qualcosa di più, ossia se volessimo inserire le nostre corone al posto delle punte arrotondate, possiamo fare così. Allora, duplichiamo, partiamo da questo grafico, lo duplichiamo. In questo caso dobbiamo andare a trovare una corona e quindi andiamo in Inserisci, Icone, e scriviamo qua corona. Fate attenzione a selezionare una forma che non sia a punta così, perché sennò sarà difficile adeguare. Deve essere una forma rettangolare dove la base e la punta sono verticali. Potrebbe andare bene anche il re e la regina in questo caso. Questa è la corona che avevo utilizzato io. Facciamo inserisci e la corona verrà inserita all'interno della mia cartella di lavoro. Adesso che cosa voglio fare? Vado innanzitutto in formato e gli dico che le voglio del verde giusto, ok, anche il bordo, ok, e poi dovrò ritagliarla, ingrandisco un po', dovrò ritagliare l'immagine in modo che i bordi corrispondano ai, diciamo, ai margini della mia corona. Quindi andiamo in ritaglia, ritagliamo la corona. Voilà, abbiamo la nostra corona. Adesso la rimpiccioliamo un po' in modo da, insomma, che sia della dimensione giusta. Ok, vedete qua abbiamo la nostra corona. Non ci resta che selezionare, adesso eliminiamo le etichette, selezioniamo la punta, Ctrl-C, Ctrl-V e vedete che siamo riusciti ad inserire le corone all'interno dei nostri istogrammi. Adesso, se andassimo a riapplicare, ho eliminato le etichette, se però andassimo ad applicare le etichette sopra la corona, c'è il rischio che non si riescano a leggere bianche su verde perché la corona è un po' vuota. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare lo stesso escamotage che avevamo utilizzato nel massimi e minimi, perciò nel video in cui andavamo a individuare massimi e minimi. Cosa possiamo fare? Quindi andiamo su struttura grafico, seleziona dati, aggiungiamo una nuova serie, ok, che sarà uguale, chiamiamola etichette, che sarà uguale ai ricavi, diamo ok. In questo caso vedete che mi aggiungo una serie sopra, però la seleziono, pulsante destro, cambia tipo grafico a serie e per le etichette selezioniamo le linee, un grafico a linea. Diamolo ok. Vedete che mi compare la linea. Adesso questa serie qua gli potrò dire che voglio le etichette dati in alto sopra. E le etichette le potrò formattare come meglio credo. In questo caso utilizziamo lo stesso verde e il grassetto. Selezionando di nuovo la serie, dovrò ancora dirgli che la linea non la voglio vedere, perciò gli vorrò dire nessuna linea.
In questo modo la serie, quella dei ricavi delle etichette, c'è, ma non si vede. Però ho potuto inserire le etichette sopra riportando il dato del fatturato, lasciandolo fuori, insomma, dal mio istogramma. Questo è quello che volevo farvi vedere oggi. La morale della favola qual è? Excel ci offre tanti e diversi grafici, però possiamo fare molto di più se conosciamo le diverse funzionalità. In questo caso vediamo ancora che i dati ovviamente si aggiorneranno a seconda di quello che vengono contenuti nell'origine, anche per le corone. Quindi non accontentatevi di quello che Excel vi propone, ma cercate di ottenere quello che volete. Se una logica c'è, di solito è sempre possibile ottenerla. Se volete ulteriori contributi su creare dei grafici complessi, all'interno del canale c'è una playlist che si chiama Excel grafici complessi, in cui vediamo come costruire un grafico a tachimetro, un diagramma di Gantt, un grafico a bridge, insomma, sbizzarrirsi appunto con i grafici. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che i vostri report diventino sempre più di effetto grazie a questi accorgimenti. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Alla prossima!